finanziamento pubblico dal partito. Perché? È l'unico che l'ha fatto. Sono stato io, insieme al collega del Piemonte nel 2010, che mandai la lettera a Gianfranco Fini, presidente della Camera. Loro, per la legge 96-2012, non hanno diritto al finanziamento pubblico perché non hanno uno statuto democratico. Quindi è come se io dico che ho restituito una vincita che non ho fatto. I soldi non gli sono mai arrivati, quindi non li hanno. 42 milioni, quell'assegnone stupendo che ogni volta che lo vedo mi emoziono. Che roba è? È finto. Come è finto? È finto, è un assegno di cartone. E sottolineo che il Movimento 5 Stelle non rinuncia al finanziamento dei partiti, non ne ha diritto, perché la legge prevede che possono avere finanziamenti i partiti che, in accordo con la Costituzione, abbiano uno statuto democratico. Il Movimento 5 Stelle non ce l'ha, per cui rinuncia a una cosa che non potrebbe avere. Sarebbe come se rinunciasse alla pensione di rinuncia della Prima Guerra Mondiale. Non ho diritto. E